L'avverto che se non paga entro oggi per lei saranno guai seri. Non mi può fare la ricevuta del bollettino entro un'ora. No, assolutamente no. Vado immediatamente alla porta. Fortunatamente, le chiamate per recupero crediti non sono sempre così, ma la richiesta di saldare un debito, a volte con toni duri, può sicuramente toglierti il sonno. Emergenza debiti, caso di debiti bancari, con l'Agenzia delle Entrate, finanziarie e per le segnalazioni nella centrale rischi. Siamo presenti in tutta Italia per difendere le vostre imprese e le vostre famiglie. Affidati con fiducia ai professionisti dell'ufficio Emergenza Debiti. Gentili ascoltatori, al Comunale Massetano per la 23esima giornata del campionato di eccellenza stanno scendendo in campo l'Atletico BMG in tenuta verde-blu ed il San Sisto in tenuta bianco-celeste. Quindicesimo, locali pericolosi, Nicodemo calcia un angolo, Pivoli di testa da 0 metri manda fuori, risponde il San Sisto al 17esimo. Con Verrilli che mette in area un pallone per la testa di Salvucci che manda incredibilmente al lato. 34esimo, Atletico BMG in avanti, Lopez lascia partire un bolide dal vertice destro dell'area di rigore e il miracolo di De Marco che devia in angolo, è il preludio al vantaggio che arriva al 44esimo, Lopez in avanti entra in area, viene messo per le terre da Barbarossa, rigore ed espulsione del numero 3 e ospite, si incarica della battuta sciacca che fa 1-0, gli ospiti seppur in inferiorità numerica al quinto pareggiano i conti, angolo calciato da Bagnolo e c'è Comori più lesto di tutti a segnare il gol del pareggio 1-1. 5 giri di lancette e al decimo i locali tornano in vantaggio. Gran giocata di Lopez in area, sponda di Nicodemo per Passacchieti che deposita in rete la palla del 2-1. 12esimo, ancora i verdeblu in avanti, questa volta ottima occasione per Nicodemo che manda di poco fuori. 33esimo, l'Atletico assoluto padrone del campo cala il tris con un eurogol dell'ottimo Lopez, sicuramente un gol che vale il prezzo del biglietto. 38esimo, i locali calano il poker, sciacca, ruba il tempo a Stella, entra in area con un altruismo incredibile, serve Nicodemo che deve solo depositare in rete il pallone del 4-1. Non finisce qui, perché al 44esimo l'Atletico fa la manita, ancora con Lopez, oggi il migliore in campo, che con una Veronica beffa per la quinta volta De Marco. Ma innanzitutto faccio i complimenti alla squadra perché ha interpretato benissimo la partita, con una squadra forte, San Sisto lo sta dimostrando in questo campionato, una squadra organizzata, difficile da affrontare, noi siamo stati bravi. Abbiamo avuto anche tanto equilibrio oggi di squadra, cosa che ci è mancata magari in qualche altra circostanza. Ma sì, devo dire che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, anche oggi hanno fatto una grandissima partita. È dall'inizio dell'anno che sappiamo che dobbiamo giocare contro 12, 13, a volte anche 14 avversari. L'abbiamo sempre fatto, anche oggi credo che abbiamo onorato il campo, di là dai 5 gol presi. La BMG non la scopro certo io, è una squadra secondo me una delle più forti del campionato, quindi perdere qui non è una vergogna. Noi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, adesso abbiamo la sosta, ricarichiamo le pile e poi pensiamo alla prossima.